Salve YouTube, oggi pensavo di fare una top 10. La mia idea è di fare tre top 10. Una top 10 dei migliori eroi, una top 10 dei migliori cattivi e una top 10 dei migliori anti-eroi. E presi da varie cose, da fumetti, film, libri e così via. E niente, pensavo di cominciare oggi con la top 10 degli anti-eroi. E prima di cominciare faccio una breve, diciamo, una breve spiegazione del mio criterio, di come ho stabilito cos'è un antieroe. Per me un antieroe è un personaggio che o aspira a fare del bene, o comunque finisce per fare del bene, o ha del bene dentro di sé, e questo bene deve essere alla pari con i difetti caratteriali o gli errori che commette. Gli antieroi non sono perfetti, non sono come Superman, fanno degli errori o hanno dei vizi o hanno dei problemi, hanno delle turbe, tutta una serie di cose. Però per finire nella mia lista deve esserci abbastanza bene, devono fare abbastanza cose buone da bilanciare il male, o quantomeno, anche magari da oscurarlo, ma quantomeno da bilanciarlo. Quindi non possono essere personaggi in cui le azioni cattive sono molte di più. E insomma, ecco, questo è il mio criterio. E detto questo, cominciamo. Sarà una lista spoiler free. Io parlerò del personaggio in maniera concisa, non dirò troppo e dirò solo le cose generali. Cercherò di far capire che sono bei personaggi, però poi lascerò a voi il compito di vedere i film, leggere i fumetti, leggere i libri e così via. E niente, cominciando velocemente, numero 10, Mewtwo, da Pokémon il film. E questa lo so, è una scelta strana, ma quando ho fatto questa lista, oltre al criterio che ho detto prima, un altro criterio che ho seguito è stato di prendere gli antieroi importanti per me. Quindi questa non è la lista dei 10 antieroi migliori di sempre, ma i miei preferiti e quelli che mi hanno influenzato di più. E Mewtwo è in questa lista essenzialmente per due motivi. Il primo è esattamente che mi ha influenzato, probabilmente è stato il primo antieroe che ho incontrato quando ero bambino, perché ovviamente ero piccolo quando è uscito il primo film dei Pokémon, avrò avuto, non lo so, 7 anni, forse 6, 7. E il primo antieroe che ho incontrato. E niente, la storia mi aveva colpito molto, essenzialmente senza, questo non è particolarmente uno spoiler perché è l'inizio del film, Mewtwo è un esperimento, è stato creato dall'uomo e il fatto di non avere un'identità vera e propria, il fatto di non sapere il suo scopo, il fatto di sentirsi semplicemente usato, lo fa impazzire di rabbia e lo porta ad avere grande risentimento nei confronti dell'umanità. Quindi ecco, è una storia semplice, ma fatta abbastanza bene. Non vi dico come va a finire, ma a me è piaciuto, ai tempi mi era piaciuto molto seguire la sua storia, e anche adesso, che sono molto più grande ovviamente, comunque credo che sia una bella storia. Quindi ecco, il primo motivo è che ha lasciato il segno, è uno dei primi personaggi così che ho incontrato e ancora lo vedo con affetto, anche se ovviamente non guardo più i Pokémon. Il secondo motivo per cui è nella lista è che secondo me Mewtwo è superiore al materiale da cui proviene, nel senso che il cartone dei Pokémon era molto ripetitivo, i personaggi umani erano blandi e poco interessanti, il motivo per cui lo guardavamo erano i Pokémon, quanto erano interessanti, quanto erano divertenti i combattimenti. Mewtwo in un cartone un po' blando, un po' noioso, è una cosa molto più rischiosa per i sceneggiatori, molto più interessante, e con dei temi molto più profondi. Cioè sì, nel cartone c'erano quella delle cose più carine, delle cose un po' più toccanti, però la storia di Mewtwo è tutta così, è tutta pesante. E niente, è uno dei miei antieroi preferiti. Numero 9, Vegeta, da Dragon Ball Z. Anche qui c'è il fattore nostalgia, ma non solo. Ecco, c'è poco da dire di Vegeta perché Dragon Ball Z l'avete seguito tutti, penso. Insomma, chi ha l'età mia e vede questo video anche un po' più grande, eccetera, ha visto Dragon Ball Z e sa chi è Vegeta. Vegeta è il principe dei Saiyan che è in costante rivalità con Goku, il protagonista di Dragon Ball, e è uno dei personaggi con il design migliore,
uno dei personaggi con le battute migliori, con i poteri migliori. E la cosa che me lo fa veramente piacere è quanto è testardo, nel senso che ripetutamente viene dimostrato che è il secondo, che non sarà mai il più forte, ma non si arrende mai. E io adoro i personaggi che non si arrendono mai. Quei personaggi che anche se tutto è contro di loro e pensano che comunque è disperata la situazione, quei personaggi su cui il mondo butta sopra montagne e montagne di merda, continuano a combattere, quei personaggi che non si arrendono mai. E Vegeta è così ed è per questo che mi piace ed è per questo che è nella nona posizione. Quando dico Dragon Ball Z perché anche se è nel GT Vegeta ed è probabilmente una delle cose migliori del GT, il GT non è considerato canonico e non è un granché, quindi non ce l'ho conto. Numero 7, Jason Todd dal mondo di Batman. Ci sono varie incarnazioni di questo personaggio. Essenzialmente la sua storia è che era il secondo Robin, il Robin meno apprezzato dal pubblico, tanto che fu deciso da un sondaggio che sarebbe morto nei fumetti, nella storia morte, una morte in famiglia. E niente, Jason Todd era il secondo Robin, era un Robin pieno di rabbia, un Robin molto ribelle, e morì. Nella storia, sotto il cappuccio, torna sotto la forma di un vigilante chiamato il Cappuccio Rosso. Il Cappuccio Rosso è un alias che a Gotham è stato preso da varie persone, e vari criminali, e era anche l'alias del Joker prima che cadesse nell'acido e diventasse il Joker. E poiché quello fu il primo grande errore di Batman, secondo Jason Todd, e poiché il secondo grande errore è stato far morire Jason, Jason prende l'alias di Cappuccio Rosso a simbolo di questo. La cosa però che è interessante del personaggio è che vuole anche lui ripulire la città dal crimine, ma ha metodi diversi, uccide, quindi non si fa problemi a uccidere come Batman, e crede che il crimine non possa essere debellato, che non si possa liberare l'umanità dal crimine, ma che il crimine si possa solo controllare. Quindi comincia a uccidere le persone a Gotham, i criminali, i trafficanti di droga, a ricattarli, a fargli paura, a intimidirli, così che loro continueranno a fare quello che fanno, ma in maniera molto più tranquilla e senza coinvolgere innocenti. Ovviamente Jason deve affrontare Batman e niente, quindi questi personaggi entrano in conflitto e ci sono state varie storie con Jason e il personaggio è cambiato col tempo. La versione che preferisco io è la versione animata di Sotto il Cappuccio Rosso, che non so se è uscita in Italia, in inglese si chiama Under the Red Hood e mi è piaciuta veramente tanto. E mi piace tanto il design del personaggio, la maschera, il giacchetto di pelle, gli stivali, la corazza, tutto quanto. Quindi niente. Cos'era? Nell'ottava posizione metto Jason Todd. Numero 7, V, da V per Vendetta, e sia fumetto che film. E qui, anche qui, non parlerò troppo, è famoso ormai, e dico solo le cose di base. Fumetto e film sono diversi e a me piacciono ugualmente per motivi diversi. Alan Moore è un genio, è secondo me il migliore sceneggiatore di fumetti che ci sia. E ha creato delle cose iconiche e niente, V secondo me è un perfetto antieroe, nel senso che cosa vuole V? V vuole liberare un paese oppresso da un regime totalitario e ridare il potere al popolo usando, cioè seguendo l'ideale anarchico, e per anarchia qui si intende in senso politico più alto, non anarchia in senso nella misinterpretazione che gira che l'anarchia è casino e basta, l'anarchia come caos e ordine che si armonizzano insieme, quindi usare il caos per far crollare questo regime totalitario così che si possa formare un nuovo ordine, una nuova armonia attraverso il popolo. E è un antieroe V perché nonostante voglia delle cose buone, voglia fare del bene, per farlo fa delle cose orribili, diciamo. Come dire, un po' alla Machiavelli, il fine giustifica i mezzi, forse un pochino, non a quei livelli, però V coinvolge persone, uccide persone perché si sono messe in mezzo, ha dei metodi molto brutali, non guarda in faccia a nessuno, e ha anche dei seri difetti caratteriali e delle turbe, lui stesso ammette di essere un mostro, quindi non può essere considerato un eroe anche se qualcuno ce lo considera. Secondo me è il perfetto esempio di antieroe. C'è del bene in lui, parecchio,
ed è proporzionato al male, cioè c'è tanto male quanto bene ed è estremizzato, è un essere umano estremizzato, capace di tanto bene ma anche il rischio di tanto male. Quindi ecco, V è uno dei miei antieroi preferiti, è un fantastico personaggio e niente, nella settima posizione metto lui. Poi, numero 6, Thomas Wayne, da Justice League The Flashpoint Paradox. Allora, anche qui una breve introduzione, evitando troppi spoiler, cioè evitando gli spoiler, punto. Flashpoint Paradox è un film animato della DC, che non è uscito in Italia, perché non li fanno uscire questi qui, a quanto pare, ed è un peccato. Se li volete vedere, cercateli, in streaming si trovano, o comprateli, e sono forti. E The Flashpoint Paradox è una bella idea, perché hanno avuto questa idea per la quale Flash si risveglia un giorno in un mondo diverso, in un mondo distopico, in cui sono successe, delle cose sono diverse, qualcosa nel passato è stato cambiato e le storie dei personaggi che amiamo sono diverse. E gli autori hanno approfittato di questa idea per mettere delle storie che già esistevano nei fumetti, ma sparse. Per esempio, c'erano dei fumetti in cui un autore ha immaginato come sarebbe Wonder Woman in un altro modo, c'erano dei fumetti in cui un autore ha immaginato come sarebbe Batman in un altro modo. In questo universo tutte queste storie si sono avverate nella stessa realtà. E secondo me l'idea più fica di queste storie alternative è quella di Batman. L'idea è di Brian Azzarello originariamente, di questo Batman qui, e io non sono un suo fan sfegatato, non mi piace tanto il suo stile, ma questa idea è geniale, glielo riconosco. L'idea è che qui a morire non furono i genitori di Bruce Wayne, ma lui, e a 10 anni, e i genitori sono impazziti di conseguenza, quindi Thomas Wayne è diventato Batman e Martha Wayne è diventata Joker, l'equivalente femminile del Joker. La cosa veramente fica di Thomas Wayne è che è un Batman completamente diverso dal figlio, cioè da quello che sarebbe stato il figlio in un'altra realtà, perché uccide, non si fa problemi a uccidere, anzi usa addirittura la stessa pistola con cui hanno ucciso Bruce, uccide, è un alcolista, vive in una casa diroccata e fatiscente, ha dei seri problemi. Come dire, ha dei problemi di nervi, probabilmente non dorme mai, dà l'impressione di non dormire mai, è molto violento ed è diventato estremamente pessimista. E niente, in questo mondo orribile in cui praticamente l'estinzione dell'umanità è una possibilità parecchio, parecchio plausibile e in cui un sacco di cose vanno male, abbiamo questo personaggio che è la versione estremizzata di Batman ed è fantastico. Il suo look è spettacolare, adoro il batsegnale col rosso come sfondo, è una bella idea. Un Batman che spara con le pistole è figo, cioè io adoro il Batman originale, il suo codice etico ed è quello che mi piace di più, però questa è una bella reinterpretazione. Ed è anche bello come esplorano l'amore che aveva per Bruce, soprattutto verso la fine se ne parla e niente, mi piace come personaggio, è una grande idea. E anche qui non vi dirò cosa succede nella storia, se è più buono che malvagio, però secondo me è un antieroe perché fa del bene, ma ha questi problemi che vi ho detto. E niente, è un grande antieroe, e uno dei più recenti su questa lista, alcuni di questi come avete visto, insomma, li ho incontrati parecchio presto negli anni, e invece questo l'ho visto solo quest'anno, e mi è piaciuto così tanto che l'ho messo addirittura in sesta posizione sopra V. Quindi ecco, se non l'avete visto, guardatevi Justice League The Flashpoint Paradox. Numero 5, Eric Draven, Il Corvo. Anche qui, sia fumetto che film. Anche in questo caso fumetto e film sono diversi, ma ugualmente belli a loro modo, secondo me. Il film è un po' criticato a volte per essere, come dire, che se la tira un po', che è un po' una cosa d'archettona. Un mio amico dice che dà quel film essenzialmente la colpa per i darchettoni e emo che esistono. Secondo me no, però posso capire cosa vuole dire. E niente, qual è la storia di Rick Draven in entrambe le opere? Rick Draven è stato ucciso insieme alla sua ragazza e torna in vita dopo un anno per vendicarsi delle persone che gli hanno fatto del male. E nel film è una cosa un po' più lineare, nel senso che
C'è un ammazzamento dopo l'altro, interagisce con alcune persone che lo conoscevano quando era in vita, impariamo a conoscerlo e vogliamo, alla fine vogliamo che vinca, vogliamo che uccida queste persone e impariamo anche a conoscere il suo lato vulnerabile. Il fumetto è simile, ma esplorato in maniera diversa e probabilmente superiore, no, probabilmente, sicuramente. Il fumetto è stato scritto da James O'Barr come reazione alla morte della sua ragazza. La sua ragazza è morta per un incidente estremamente stupido, cioè stava passeggiando con lei, lei ha avuto un malore ed è stata investita in quel momento, cioè ha avuto un malore, è caduta in mezzo alla strada ed è stata investita in quel momento. Totale fatalità, non era colpa di nessuno, non era colpa della persona che guidava, è successo. Per superare questa cosa, lui ha scritto Il Corvo, in cui invece non è una fatalità, sono delle persone che portano via la ragazza Rick Draven. E quindi il fumetto è un po' una forma di terapia, è stata una forma di terapia per James O'Barr, ed è trasuda emozione, cioè a parte è disegnato meravigliosamente, e tutto l'aspetto, diciamo, estetico, niente da dire, ineccepibile. Ma la cosa veramente bella è come è scritto, lo stile. Quindi è uno stile, non è sempre lineare, ci sono un sacco di riflessioni del personaggio, ci sono punti in cui ci sono citazioni dei Cure, James O'Barr è un grande fan dei Cure, infatti i Cure hanno poi fatto la colonna sonora per il film. Ci sono un sacco di riflessioni su una marea di cose, ci sono allegorie che uno non sa neanche, non è neanche sicuro di aver capito, cioè io tutto ciò che dice quel fumetto non credo di averlo capito, lo dovrei rileggere, non, ho perso la mia copia, ma lo dovrei rileggere. E niente, poteva essere un'idea molto pacchiana, molto semplicistica, e il fumetto invece ha esplorato la psicologia di questo personaggio e i temi di amore, morte, la vita e le ingiustizie, la fatalità delle ingiustizie, e il film non l'esplora così tanto, ma è comunque secondo me un bellissimo film, e Brandon Lee ha interpretato in maniera meravigliosa il personaggio, al di là del fatto che magari la sceneggiatura del film è semplicistica, Brandon Lee sarebbe stato perfetto anche in un film paro paro come il fumetto ed è stato bravissimo in questo film. E niente, è uno dei miei antieroi preferiti. E me ne sono innamorato durante la mia adolescenza, come è successo alla maggior parte delle persone che adorano il corvo, e niente, doveva andare nella lista. Numero 4, Marv, da Sin City. Anche qui, fumetto e film. Si capisce che io sono un fan dei fumetti. Sin City, fumetto di Frank Miller. Quello che era il grande Frank Miller prima, poverino, di un po', come dire, impazzire negli ultimi anni. Ma Sin City è una delle sue opere migliori, secondo me Il ritorno del Cavaliere Oscuro e Sin City sono le cose migliori che ha scritto Frank Miller. E Marv è il personaggio migliore, secondo me Artigan gli arriva secondo di pochissimo, però Marv è il mio preferito. Chi è Marv? Marv è una persona molto sola, è un uomo incredibilmente brutto d'aspetto, non è chiaro perché, se è una cosa semplicemente che è nato così, o se è frutto di botte, o se ha avuto terribile acne giovanile, non si sa, però è un uomo incredibilmente brutto che non ha mai avuto contatti con le donne, cioè gli piacciono le donne ma non è mai stato con una donna, ed è un uomo molto solo. E molto violento. La cosa interessante del personaggio è che è disturbato, prende psicofarmaci e c'è un qualcosa che lo porta a uccidere, gli piace uccidere, però ha anche un codice, e uno degli elementi fondamentali del suo codice etico è che non si toccano le donne, non si toccano gli innocenti e non si toccano le donne. Frank Miller, questa è una cosa di Frank Miller, nel senso che Frank Miller torna nelle sue opere il fatto di dover proteggere le donne, il fatto che le donne non si toccano e del vederle un po' come dee. Infatti Marv chiama Dea l'unica donna che è gentile con lui, Goldie, questa donna che è gentile con lui, fa l'amore con lui e per una notte lo fa sentire bene, e che poi viene uccisa. E la storia qui, questo capitolo di Sin City, tutta la storia è su Marv che cerca di capire perché lei è morta, che cosa, perché aveva chiesto la sua protezione, e essenzialmente chi è stato, e la sua missione è di trovare chi ha ucciso Goldie, di vendicarsi, di vendicarla.
il motivo per cui è un antieroe e un antieroe così, come dire, così bello Marv, è che appunto ha tutti questi difetti, ha delle turbe psichiche, ha questo istinto a uccidere. Poverino, è appunto un uomo incredibilmente brutto, un uomo solo, ha un passato che non è chiaro, ma abbastanza burrascoso, di persone che l'hanno trattato male, cose del genere, ma fa anche delle cose molto buone. Per esempio c'è una spogliarellista in un locale in cui lui va e lui la trova bellissima, ma non ha mai fatto niente, cioè non ha mai, non è che ha mai allungato le mani, è incredibilmente rispettoso di lei, e quando un suo fidanzato l'aveva picchiata, lui si è incazzato come una iena e l'ha picchiato questo qui. E questo suo essere protettivo nei confronti delle donne te lo rende molto simpatico, te lo rende, ti fa provare grande simpatia per lui e ti fa anche immedesimare, almeno a me. E quindi ecco, per quanto abbia tutta una serie di difetti, è mosso anche da un sacco di idee condivisibili, positive, ed è ammirevole il modo in cui fino alla fine non si arrende per fare ciò che ha promesso, il fatto che mantiene sempre una parola data. E ecco, forse in questo caso c'è un po' più di male che di bene, ma le cose che rendono il personaggio piacevole, simpatico, le cose che ci fanno provare anche pietà per lui, sono troppe per considerarlo un personaggio più malvagio che buono. È un antieroe, che forse è un po' più sul lato oscuro, ma comunque è un antieroe. Ed è uno dei miei antieroi preferiti. E nel film è interpretato da Mickey Rourke, che era perfetto per il ruolo, cioè sembra che la vita avesse forgiato Mickey Rourke per fare questo ruolo. L'ha detto lui, l'ha detto Frank Miller, lo pensano tutti ed è vero, Mickey Rourke era fatto per essere Marv. E Sin City è probabilmente l'adattamento cinematografico di un fumetto più riuscito in assoluto. Quindi niente, numero 4, Marv. Poi, dopo Marv, c'è il podio e nella terza posizione c'è un bisogna parlare parecchio. Numero 3, Zuko da Avatar, The Last Airbender, conosciuto in italiano come Avatar, la leggenda di Aang. Avatar è poco conosciuto purtroppo, cioè chi lo conosce, chi è un fan sfegatato, è una di quelle cose per cui è un po' di nicchia, ma la fanbase è affiatata, e per fortuna. Ma purtroppo, appunto, è di nicchia comunque. Ed è un peccato perché questa è una delle serie TV migliori che io abbia mai visto. Io ho seguito tante serie TV, ma la maggior parte col tempo cala. La maggior parte dopo un po' si perde, spesso perché poi l'idea non era definita dall'inizio e tutto quanto. Basti pensare a Lost o a serie del genere. Avatar è perfetto, dal primo episodio all'ultimo è tutto fantastico. L'esplorazione della psicologia dei personaggi è meravigliosa, tutti i personaggi vengono approfonditi, impariamo a conoscerli, a capire perché fanno le cose che fanno. È una serie con un protagonista estremamente piacevole, tutti i personaggi ti piacciono, nessuno è scritto male, la storia è estremamente appassionante e è una classica storia da certi punti di vista di bene contro il male, ma non è assolutamente banale o prevedibile, sono tutte cose che uno non ha visto prima per la maggior parte. E il personaggio che io preferisco, quello che ho messo nella mia lista, è Zuko. Allora, in Avatar ci sono quattro regni, il regno dell'aria, il regno del fuoco, il regno della terra e il regno dell'acqua. Il regno del fuoco è quello imperialista, quello che dopo decenni, secoli di armonia ha deciso di invadere gli altri paesi, sotto la guida del re del fuoco, che è questo fantastico cattivo matto come un cavallo che per le prime due stagioni neanche si vede. E il figlio del re del fuoco è Zuko. E Zuko è stato esiliato dal padre, è stato esiliato e la sua faccia è stata per metà bruciata, e il suo compito è trovare l'Avatar. L'Avatar è il protagonista della serie, l'Avatar è una persona che può controllare tutti e quattro gli elementi, perché in tutti e quattro i regni ci sono delle persone che sanno controllare l'elemento della loro terra, quindi persone che controllano l'acqua, persone che controllano la terra, persone che controllano il fuoco e persone che controllano l'aria.
Il protagonista Aang è l'Avatar e può controllarli tutti e quattro ed è il suo destino sconfiggere il Signore del Fuoco, sconfiggere il cattivo della serie. Zuko è il figlio del cattivo della serie, è in grado anche lui di controllare il fuoco e il padre è un essere estremamente crudele che appunto gli ha bruciato metà della faccia, l'ha esiliato e non gli restituirà il suo onore finché Zuko non trova l'Avatar. La cosa però bella del personaggio di Zuko, e anche qui devo stare attento perché voglio invogliarvi a vedere la serie ma non voglio fare spoilers, ma la cosa bella del personaggio è che nonostante faccia parte del regno imperialista, insomma il regno che ha cominciato questa guerra e suo padre sia il cattivo e sia un allucinante pezzo di merda, Zuko fin dall'inizio si capisce che Zuko non è del tutto cattivo, impariamo a conoscerlo. E impariamo a capire quanto sia stato ferito. È incredibile le cose che sono successe a Zuko. Zuko ha avuto una storia estremamente sfortunata. E la cosa bella è che già nella prima serie si comincia a capire che c'è del bene in lui. C'è il personaggio dello zio che continua a difenderlo e continua a cercare di guidarlo. E si capisce che Zuko può fare del bene. Zuko ha del potenziale per fare del bene. E dubita di alcuni ideali che sono stati inculcati in lui, di superiorità della terra del fuoco, tutta una serie di cose. E niente, non vi dirò cosa succede a Zuko, non vi dirò se Zuko riesce a fare del bene o se soccombe a tutte le cose che gli sono state inculcate, a tutte le pressioni, alla sfortuna e tutto quanto, ma io ho adorato seguire questo personaggio, ho adorato seguire tutti i personaggi, non è una serie in cui i protagonisti sono noiosi, assolutamente no, ho adorato seguirli tutti, ma Zuko è quello su cui veramente ero concentrato e mi è piaciuto il suo percorso, è un percorso che mi ha coinvolto emotivamente, mi ha portato a veramente stavo così guardando la serie in certe puntate, veramente, come vi ho detto, non è prevedibile come serie, quindi a volte ci sono dei grandi colpi di scena e le cose non vanno esattamente come uno spera a volte, e vale anche per Zuko, però Zuko continua comunque a cercare la sua strada. Ed è questa la cosa bella del personaggio, che non è solo il frutto delle cose che gli sono successe, ma c'è anche una forte volontà in lui, e del bene. E niente, Avatar è una serie fantastica, l'ho incontrata da poco, ma l'ho vista tutta ad un fiato. E ve la straconsiglio, e Zuko è uno dei grandi antieroi. Numero 2, Spawn, dalla serie omonima e a fumetti. E tutti conoscono, cioè non tutti, ma la maggior parte della gente conosce Spawn, i fan dei fumetti conosceranno Spawn. E niente, io ho passato un lungo periodo della mia vita leggendo Spawn. Ed era una cosa di cui avevo bisogno ai tempi, perché era un periodo parecchio buio, diciamo, della mia vita. E mi immedesimavo in lui. Qual è la storia di Spawn? Spawn è morto servendo nell'esercito e una volta morto ha fatto un patto con il diavolo per poter tornare e vedere sua moglie, che ama disperatamente. E il diavolo però lo inganna e lo fa tornare sulla terra 5 anni dopo. E la moglie si è risposata con il migliore amico di Spawn. E ha una figlia. Spawn è condannato a dover servire il diavolo per questo patto, anche se è stato ingannato, e il suo corpo è ustionato e deformato. E la cosa bella del personaggio è come il fatto che debba continuamente lottare contro questo destino che gli pende sopra la testa, cioè nonostante le cose che gli sono successe, nonostante il fatto che sembra essere condannato a servire il diavolo, nonostante il fatto che un sacco di cose l'hanno spinto a essere molto violento, molto egoista, molto sperduto, c'è una ferrea volontà e col tempo è un personaggio che impara ad apprezzare certe cose, impara a lottare per delle cause giuste. E potrebbe diventare veramente malvagio in certi momenti e fa anche delle cose brutte qua e là, ma è un personaggio che ti sorprende ed è un personaggio che dà grande soddisfazione. E io adesso sto parlando dei primi 100 numeri di Spawn, lo Spawn che era Al Simmons. Hanno fatto serie nuove, hanno fatto,
non lo leggo più, non mi piace più. Fino al numero 100, dico nell'edizione americana, era spettacolare, poi è diventato, non mi piace più, non lo leggo più. Ma appunto la cosa bella di questo personaggio era che aveva provato tanto dolore e aveva dovuto affrontare tante cose orribili e nonostante ciò non si arrendeva mai. Questa è una cosa di molti antieroi. Gli antieroi non si arrendono come gli eroi, ma a differenza degli eroi, le esperienze orribili che succedono agli antieroi lasciano il segno. Superman può, gli possono essere successe delle cose brutte, ma rimane comunque il Boy Scout. Questi personaggi no, questi personaggi sono umani, sono vulnerabili, vengono segnati dalle cose orrende che gli succedono. Però, nonostante queste cose gli facciano male, continuano ad avere del bene. Espone è un esempio perfetto di questo, io adoro il personaggio. Adoro anche il suo design, adoro i suoi poteri, adoro i comprimari e tutto quanto, ma essenzialmente adoro la sua volontà. È la cosa che preferisco del personaggio. Hanno fatto un film poco riuscito, basato su Spawn, e una serie a cartoni che è cominciata bene e poi col tempo è peggiorata, ma lo Spawn che amo io è quello dei fumetti. E niente, un sacco di persone lo conosceranno già, chi non lo conosce glielo consiglio, gli consiglio di leggere i primi numeri. E niente, espone il mio secondo antieroe preferito. Numero 1, Rorschach, da Watchmen. E qui ci sarà chi potrebbe un po' arrabbiarsi. Allora, piccola introduzione del personaggio. Rorschach è uno dei personaggi principali di Watchmen. Watchmen è un bellissimo fumetto scritto da Alan Moore e disegnato da Dave Gibson e parla di eroi vigilanti normali, a differenza dei mondi della Marvel o della DC in cui ci sono superpoteri, ci sono tutta questa serie di cose incredibili. Scusate. In Watchmen sono persone normali, c'è solo una persona con dei superpoteri ed è stata una circostanza incredibile, cioè non è una cosa comune nel loro mondo. Quindi sono persone normali che imparano, che combattono il crimine e si adeguano. La cosa bella di Rorschach è che, e sto parlando sia del film che del fumetto, al di là che se il film vi è piaciuto o no, comunque Rorschach è stato fatto parecchio bene anche nel film, secondo me, è interpretato da Dio, da J.K. Rowling. La cosa di Rorschach è che non è un eroe pulito, nel senso, non è come Superman, è una persona disturbata anche lui, nel senso è una persona troppo segnata per essere un eroe a tutto tondo. Rorschach ha avuto un'infanzia orribile e ha pochissime persone di cui, forse solo una persona di cui si fida, un solo amico con cui ha difficoltà a mostrare rispetto, l'affetto, il rispetto che prova per lui. C'è quel rispetto e quell'affetto, ma è difficile per Rorschach manifestarli. Rorschach è una persona estremamente complessata, una persona che per via delle sue esperienze, per esempio, ha una chiara fobia del sesso e probabilmente paura delle donne e ha tutta una serie di pregiudizi e odi frutto delle sue esperienze, ha un suo pensiero politico molto, molto estremizzato, molto, molto severo. Ma è anche un personaggio che impara, secondo me, nella storia. Non voglio dire troppo, ma secondo me alla fine di Watchmen non è lo stesso personaggio che era all'inizio. Col tempo un po' cambia. Ma la cosa che veramente però è bella del personaggio è il codice secondo la quale vive. Nessun compromesso, neanche di fronte all'Apocalisse. E questa è una cosa che lui segue coerentemente fino alla fine. Rorschach non fa mai nessun compromesso, mai, in tutta la storia. Lotta per la verità, lotta per il suo concetto di giustizia, soffre per questi concetti, non guarda in faccia a nessuno e non lo fa per nessuno tranne che per se stesso e per gli ideali che serve. Ed è questa la cosa bella del personaggio, nessun compromesso, mai. Al di là, io su certe sue idee magari non sono d'accordo, ma ammiro tanto del personaggio quanto non si pieghi mai e quanto non venda mai un briciolo della sua integrità morale. Ed è il motivo per cui lo adoro, ma non può essere un eroe considerato secondo me un supereroe, per questo forse dicevo che la gente si arrabbierà perché lo metterebbero nella lista dei supereroi. Rorschach ha troppi problemi per essere un eroe,
Per carità, anche Batman, lo sappiamo, ha dei problemi, ma Batman li tiene sotto controllo molto meglio. Rorschach è un alienato, è un sociopatico nel senso tecnico del termine, non si integra nella società, ne ha forte disprezzo, ma anche forse un po' paura, anche se non è l'aspetto predominante della sua personalità. E niente, non ha una vita, a differenza di Batman o altri supereroi. Rorschach ha solo la sua missione ed è estremamente solo e ferito e appunto ha troppi difetti per essere un supereroe. È un perfetto antieroe ed è il mio antieroe preferito e adoro il personaggio ed è secondo me il personaggio migliore creato da Alan Moore. Se non lui sempre comunque personaggi di Watchmen, credo. E niente, numero uno Rorschach, il mio antieroe preferito. Questa era la mia lista e prima di finire il video pensavo di parlare un attimo brevemente dei personaggi che non ho messo nella lista, quei personaggi che qualcuno si sarebbe aspettato o quei personaggi che per poco non sono finiti nella lista. E li ho divisi in due gruppi, quelli che erano meritevoli di essere considerati per la lista, che sono antieroi, ma non mi piacevano quanto quelli che poi ho messo, e invece personaggi che io non considero antieroi, che la gente tende a considerare antieroi e secondo me non appartengono a questa categoria. Allora, quelli degni di menzione. Il primo è Gaara, da Naruto. Io non sono un fan di Naruto, non sono un fan di Naruto, e per svariati motivi. Credo che la storia si dilunghi troppo. Detesto il protagonista, detesto Naruto proprio profondamente e molti personaggi non mi sanno tanto interessanti, non lo so, sono più le cose che mi annoiano che le cose che mi appassionano. Un'eccezione fondamentale però è Gaara. Gaara secondo me è il personaggio migliore dell'intera serie. Non pensate che non l'ho guardato, io l'ho guardato per un bel po', insomma, Naruto, prima di stufarmi, ma Gaara era il personaggio che mi dava soddisfazione, il personaggio che mi piaceva, perché non diceva tante idiozie quanto Naruto e non era un lamentoso emo come Sasuke. Gaara è un personaggio con una sua storia tragica, ma con una grande determinazione e interessante, con dei bei dialoghi, magari pochi ma interessanti e con dei grandi poteri. Quindi ecco, non mi dilungo troppo, ma Gaara mi è piaciuto tantissimo. Naruto non mi fa impazzire, ma Gaara merita di essere considerato per la lista per il fatto che è il personaggio migliore della serie e uno degli antieroi migliori del mondo degli anime. Poi un'altra persona considerata per questa lista era Inigo Montoya, da La Storia Fantastica. Inigo Montoya è un bellissimo personaggio, è il personaggio migliore del film, senza dubbio, penso che poche persone non saranno d'accordo con me, è interpretato meravigliosamente, adesso il nome dell'attore non me lo ricordo in questo momento, ma è bravissimo e è il ruolo che ha preferito nella sua carriera, ho letto la sua scheda IMDb, ha un nome difficile perché ma lui ha adorato interpretare Inigo Montoya e niente, è un perfetto antieroe Inigo Montoya, vuole vendicare il padre, è diventato il più grande spadaccino del regno per questo motivo. E cerca l'uomo che ha ucciso suo padre. E sogna un giorno di dire all'uomo che ha ucciso suo padre la frase: "Il mio nome è Inigo Montoya, tu hai ucciso mio padre, preparati a morire." E niente, insieme a tutti gli altri personaggi noi seguiamo lui e la sua ricerca dell'uomo che ha ucciso il padre. Ed è un fantastico personaggio. Il motivo per cui non l'ho messo è che io la storia fantastica, a differenza di alcuni miei amici che magari vorrebbero Inigo Montoya nella lista, un mio amico per esempio mi aveva criticato per non averlo considerato su un'altra lista che avevo fatto, questi miei amici, insomma queste persone, hanno visto la storia fantastica da quando erano piccoli e quindi è stato importante per loro, hanno amato il personaggio fin da piccoli, fin da bambini. Io l'ho visto da poco il film. Mi è piaciuto tanto, Inigo Montoya riconosco che è un grande personaggio, ma non ha lasciato il segno come gli altri nella mia lista e quindi non ci è finito, però è decisamente degno di menzione. Poi Dexter Morgan, da Dexter.
Io per un periodo sono stato fissato con Dexter e non era neanche sanissimo come cosa probabilmente. E Dexter era, nella prima stagione era una bellissima serie. La prima stagione di Dexter è perfetta secondo me, una delle cose migliori a essere stata in televisione. E Dexter era un personaggio coinvolgente, chiaramente ha dei difetti, è un serial killer di serial killer, quindi non uccide innocenti, ma uccide. Ha un lato oscuro che cerca di indirizzare verso altre persone malvagie, ma c'è quel lato oscuro e a volte prende il controllo. È una persona che ha seri problemi a provare affetto, una persona sociale, sociopatica, cioè lui vive nella società, ma non ne fa parte veramente. E quindi ecco, ha tutta una serie di problemi. Però la cosa che lo rendeva piacevole nella prima stagione, la cosa che ti portava a empatizzare, era che c'era una parte di lui che voleva essere normale, che voleva trovare la felicità e lui lottava strenuamente per questo. Tifavamo per lui affinché diventasse felice. Non dico normale, ma almeno felice, migliore. E nella prima stagione questo era esplorato molto bene ed era tutto scritto bene, i misteri erano interessanti, tutto bellissimo. Dopo la prima stagione, secondo me, Dexter è andato giù in picchiata. La seconda stagione faceva non, no, schifo, però era molto, molto, molto più noiosa e stupida e scritta male e con dei personaggi insopportabili. La terza stagione era carina, la quarta pure, e poi è diventata una ciofeca. E soprattutto lui, ecco, lui è diventato sempre più noioso. La natura stessa del personaggio non permette di farci sopra 8 stagioni di telefilm. Esplorato il personaggio e i suoi problemi, o lo si cambia completamente, cosa che non potevano fare, o si continua sempre a parlare delle stesse cose, che è quello che hanno fatto in questo suo conflitto interiore, ma il conflitto interiore non poteva essere risolto perché era troppo tardi, lo sapevamo fin dall'inizio, e hanno esagerato, secondo me, e hanno. Cioè, in realtà io non l'ho finito di vedere, quindi non vi so dire fino alla fine se lui migliora o no, ma già dall'inizio, dal primo episodio, si capisce che ha fatto già tanto male. E soprattutto, non state sempre a parlare degli stessi problemi del personaggio. Invece di fare andare avanti la sua psicologia, hanno aggiunto tresche amorose, nuovi personaggi, tutta una serie di cose noiose viste milioni di volte, quindi ecco, l'hanno rovinato. Se io valutassi solo la prima stagione, Dexter finirebbe nella lista, nella top 10, ma l'hanno rovinato e quindi non ci poteva finire nella lista. Poi ci sono 3 personaggi che io non considero antieroi, vengono considerati antieroi, ma io non li metto nella lista. Se fossero antieroi, sarebbero sicuramente, cioè sono dei grandi personaggi e meritano la loro lista e nella lista giusta sarebbero in alto. Se fosse una lista per esempio di cattivi con un grande lato umano, di cattivi con un lato umano affascinante, esplorato bene, allora ce li metterei perché ci sono cattivi come il Joker che hanno delle storie un po' più, in cui sono un po' più umani, ma per la maggior parte sono puro male e quelli sono i cattivi classici. Questi 3 personaggi non sono cattivi in quel senso, ma non sono neanche antieroi, cioè troppo male per essere antieroi. Il primo è Light Yagami, da Death Note. Light Yagami non è un antieroe, io non so perché la gente lo definisce un antieroe. Light Yagami è un'orribile persona. Nel primo episodio trova il Death Note. Nel Death Note si può scrivere un nome di una perso qualsiasi persona in tutto il mondo e se il nome è scritto bene e noi conosciamo la faccia della persona, quella persona morirà. Questo è un enorme potere. E Light decide di usare questo potere per ripulire il mondo dal crimine, dal male e renderlo perfetto. Il problema è che diventa un megalomane con la sindrome del Padre Eterno subito. Subito comincia a uccidere non solo criminali, ma gente che gli dà fastidio, gente che si intromette nel suo grande piano, e si vede da subito che è più importante essere il dio del mondo perfetto che avere un mondo giusto, pieno di giustizia. E quindi no, non è un antieroe, è una specie di dittatore, un aspirante dittatore, quindi io non lo considero antieroe, in questa lista non ce lo metto.
È un bellissimo personaggio da una fantastica serie, ma io l'ho visto come il cattivo, io volevo che fosse sconfitto e non faceva abbastanza cose buone da essere un antieroe. Quindi no, mi piace come personaggio, ma mi piace odiarlo, non mi piacciono le sue azioni, non lo qualificano come antieroe, secondo me. Secondo me. Tutte queste sono solo mie opinioni. Poi c'è il comico, sempre da Watchmen. Il comico è un fantastico personaggio dei fumetti. Se facessi una lista dei 10 personaggi dei fumetti migliori di sempre, il comico sarebbe nei primi 5, senza dubbio, senza dubbio. Ed è insieme a Rorschach il personaggio che mi piace di più della storia. Cioè, Rorschach mi piace appena appena di più, ma di poco. Però, per quanto il comico sia... Ecco, è questo appunto. Noi capiamo il comico, capiamo il suo lato vulnerabile, è molto toccante imparare a capire il suo punto di vista, l'orribile consapevolezza di quanto sia una barzelletta malvagia il mondo a volte e quanto lo sia stata per lui. E io sono d'accordo con le cose che dice il comico, un sacco di cose sembrano solo uno scherzo, una brutta barzelletta. Io adoro quel punto di vista. Però il comico fa molte più cose malvagie che cose buone in Watchmen. Fa delle cose buone, ma fa tante cose cattive. E si perde troppo nel suo atteggiamento fatalista riguardo al mondo. Fa troppe cose deprecabili per essere considerato un antieroe. Non è neanche un cattivo cattivo, ma è un personaggio con tanti difetti morali. Con un lato umano ben esplorato, non una persona che si può dire è pura malvagità e basta, ma secondo me non è un antieroe, è un po' in un'area tra l'antieroe e il cattivo. E magari qualcuno non sarà d'accordo con me, l'avrebbe voluto nella lista, ribadisco, è un personaggio meraviglioso da un fumetto perfetto, però non lo considero un antieroe come quegli altri. Poi l'ultimo è un personaggio che tutti conosceranno, Walter White, da Breaking Bad. Breaking Bad è una delle serie del momento, è finita da poco, e merita tutti i complimenti che ha ricevuto. È scritta veramente bene, è recitata meravigliosamente, è diretta bene, tutto quanto, e a me piace tantissimo. L'attore che fa Walter White, Bryan Cranston, che prima aveva fatto il padre di Malcolm, è un grande, è un fantastico attore e questo è il ruolo che giustamente ha dimostrato a tutto il mondo che devono seguire le sue gesta, che devono prestare attenzione e devono dargli sempre più ruoli, maledizione. Però Walter White non è un antieroe, secondo me. Io sono d'accordo con l'attore. Bryan Cranston ha detto, quando gli è stato chiesto, secondo lui, in quale episodio Walter White è diventato cattivo, Bryan Cranston ha detto nel primo, già dall'inizio, e io sono d'accordo perché per quanto le sue motivazioni siano nobili, quelle di lasciare un'eredità per la sua famiglia in un'America in cui non c'è assicurazione sanitaria, cioè in un'America, nel paese più ricco del mondo dove se hai un tumore sei fregato, lui decide di fare qualcosa di illegale per lasciare tanti soldi alla sua famiglia. È una cosa nobile. Ma la corruzione, la sua corruzione, il suo passaggio al lato oscuro, diciamo, è rapido e già dall'inizio si capisce che in lui ci sono anche dei motivi meno nobili per fare le cose, il bisogno di dimostrare a se stesso e agli altri di essere qualcuno e il fascino un po' del potere e niente, per quanto all'inizio sia molto più fragile di dopo, già dall'inizio secondo me ci sono elementi che ti fanno capire che è cattivo e troppe poche cose buone in lui, cioè al di là del fatto che le sue motivazioni originali sono buone, ci sono le intenzioni all'inizio, di azioni effettive buone ce ne sono pochissime, ci sono tante azioni cattive, quindi è un fantastico personaggio che rimarrà negli annali, non ho dubbi al riguardo. E rimarrà nella cultura popolare per anni ed è un pezzo ormai di storia della televisione. Ma non è un antieroe, secondo me. È un cattivo esplorato veramente bene.
un cattivo la cui psicologia è ben definita, è ben esplorata, è ben descritta, ma non è un antieroe. Quindi ecco, questa era la mia top 10 e queste erano erano i personaggi che non sono rientrati nella top 10 per un motivo o per l'altro, e spero che vi sia piaciuto.